Dedichiamo quest'articolo a Samuel Perone e Tania Bambaci in quanto fra di loro è nata una loro pastora in piena regola, dichiara infatti il ballerino di Ballando con le Stelle. Lei mi sfuggiva sempre, poi l'amore l'ha fermata. Ho impiegato quasi 6 mesi prima di convincerla a uscire con me, e solo per un caffè. Lei proprio non ne voleva sapere, gli replica la bella modella Tania Bambaci. È vero, gli ho dato del filo da torcere, ma solo perché volevo capire se le sue intenzioni fossero serie. Ma ora non ho dubbi, lui è l'uomo con cui voglio vivere sempre la mia vita. Samuel Perone, ballerino protagonista di 8 edizioni sul 9 di Ballando con le Stelle, non è mai stato al centro di pettegolezzi e chiacchiere. La sua vita privata è sempre stata avvolta da un alone di mistero. Da tutti i maestri di Ballando con le Stelle è sempre stato il più riservato. Così, per far cadere il velo sui suoi segreti privati è bastato saperlo innamorato e ricambiato e felici. Al suo fianco da 8 mesi c'è la bella Tania Bambaci, modella e attrice di 23 anni. Ci siamo conosciuti nell'ottobre del 2012 a scuola, insieme abbiamo frequentato un corso di recitazione. La interrompe lui. Ricordo come se fosse ora il primo momento in cui l'ho vista entrata in classe, era in ritardo ed era bellissima. A distanza di mesi le ha rivelato di essere rimasto vittima di un vero e proprio colpo di fulmine. E io nemmeno ricordavo come ero vestita e pettinata. Lui sì, sorride lei arrossendo. Colui che continua, mi hanno colpito i suoi occhi, non riusciva a dimenticare il suo sguardo e nei giorni successivi mi sono detto che voleva assolutamente conoscerla meglio. Così ho iniziato a corteggiare, ma non è stato facile. Tania Bambaci è bellissima, basta guardarla ed è anche simpatica con i piedi per terra. Questo fa di Samuel Perone un ragazzo invidiatissimo. Lei ha rappresentato l'Italia al concorso di Miss Mondo nel 2011, classificandosi alla fine l'ottava donna più bella del pianeta. Un anno prima partecipa a Miss Italia, arrivando 12esima. In quell'occasione incontra Samuel Perone per la prima volta. Ma lui, che ha fatto tanto per conquistarla, non ha memoria di quell'episodio. Riprende lei: io non ho mai seguita Ballando con le Stelle. L'anno in cui ho però partecipato a Miss Italia il concorso di bellezza era condotto proprio da Milly Carlucci. E così alla finale di Salso Maggiore c'erano ospiti i maestri di Ballando che avevano il compito di fare parlare le finaliste. E sono stata io a ricordarglielo. A far ballare Tania Bambaci all'epoca era stato Raimondo Todaro, collega di Samuel Perone. Quando mi ha raccontato questa storia è stata una delle poche volte che ha fatto qualcosa per dimostrarmi interesse. Perché per mesi ha evitato di cedere al mio corteggiamento serrato. E proprio partendo da qui per la prima volta Samuel Perone e Tania Bambaci raccontano la loro storia d'amore, gli viene chiesto. Quindi dal colpo di fulmine almeno all'inizio è stato a senso unico. Prima di accettare un invito a bere un semplicissimo caffè mi ha fatto aspettare 6 mesi, il corso di recitazione era iniziato a ottobre e siamo usciti per la prima volta a marzo. Ma io non sono mai stato così felice di andare a scuola, anche se per molto tempo abbiamo avuto un rapporto conflittuale. Da un lato vedevo che i suoi occhi mi cercavano, dall'altro si tirava indietro. Risponde invece Tania Bambaci: solo a marzo ho capito che potevo aprirmi. Prima mi allontanavo, è vero, non sono il tipo di ragazza che si concede delle avventure, non volevo una storiella. Ora che stiamo insieme so che non lo voglio al mio fianco, ma prima non riuscivo a inquadrarlo. Credevo che pensasse solo al lavoro. Conoscendolo invece ho scoperto che è premuroso, e che crede nei miei stessi valori. E poi mi rende felici. È stata la conquista sudata, dice Samuel Perone. Ogni volta che gli chiedevo di uscire mi diceva forse, non era mai deciso. Dice Tania Bambaci: non mi va di prendere posizione se non sono convinta fino in fondo, replica Samuel. Tutti avevano capito che tra noi c'era qualcosa, ma noi non ce ne rendevamo conto, dice Tania Bambaci. Io mi rendevo conto che lui si avvicinava alle altre ragazze del corso per farmi ingelosire. E tu eri gelosa? Tania sì. Tu non devi odiarmi se le vuoi.